si è svolto in Fondazione Cari Spezia un incontro per fare il punto sui risultati del progetto Integrazioni e del bando La comunità per i suoi anziani. Entrambi i progetti hanno raggiunto dei numeri importanti. Il primo, attivato nel 2016, ha registrato nel settore formazione la presenza in media di 100 corsisti l'anno. Un numero cospicuo ha già ottenuto impieghi a tempo o è stato assunto nelle due nuove imprese nate all'interno del progetto. Oggi è un'occasione per illustrare alla nostra comunità quello che sono i risultati di questo progetto importante iniziato alcuni anni fa in virtù di un protocollo di intesa con Caritas, col Parco Nazionale Cinque Terre, con Confagricoltura e con la Confederazione Italiana degli Agricoltori. Le persone che vengono incluse vengono utilizzate soprattutto nel settore agricolo, quindi agricoltura, viticoltura, rifacimento dei muretti a secco, ma il numero di persone che hanno trovato poi lavoro è un numero importante, ma addirittura ha portato alla costituzione di una cooperativa fatta dalle persone incluse che oggi si autosostiene economicamente attraverso gli appalti che ottiene dai vari enti locali. Quindi questo è stato un successo importantissimo perché non solo ha contribuito all'integrazione ma anche a far sviluppare un'attività che oggi ha natura piccola imprenditoriale. Avete esempi di persone che hanno compiuto dei percorsi? Diciamo che ad oggi sono più di 80 le persone che sono state assunte nel nostro territorio con contratti a tempo determinato o indeterminato, per cui possiamo dire che per loro almeno una parte del progetto sia stato compiuto. Sicuramente quello che ha rappresentato il plus valore di questo tipo di progettazione è stata la grandissima rete di partner. Abbiamo iniziato ed eravamo solo Caritas, Fondazione Cari Spezia e Parco Nazionale delle Cinque Terre. Ad oggi i partner si avviano a superare il numero di 100 e fra i partner sono tantissime le associazioni di categoria, del mondo dell'impresa, le imprese, le aziende agricole, comunque tutta una serie di soggetti che nel nostro territorio hanno deciso di scommettere su questo tipo di progettazione. La comunità per i suoi anziani ha riunito sotto un'unica denominazione ben 6 progetti, rivolti a una parte significativa della popolazione spezzina, riguardanti la possibilità di assistenza domiciliare, i miglioramenti dell'accessibilità urbana, l'utilizzo di strumenti digitali, i luoghi di socializzazione, la rigenerazione urbana in modo inclusivo e i programmi di formazione per gli operatori. 900 sono stati beneficiari.